Il campionato di Serie A2 volge al termine, ma l'attività per la Sigel Pallavolo Marsala non si ferma. Proprio oggi, con inizio alle ore 15.30, si sarà qui al Fortunato Bellina la finale interprovinciale, dove è impegnata la nostra formazione Under 16 guidata dal duo Ciccio Campisi e Renzo Di Tone. Allora Presidente, continuano i successi in campo giovanile? Ma sicuramente questo periodo generalmente dell'anno è quello che ci ripaga di tanti sacrifici e di tante aspettative, perché noi non puntiamo soltanto sul campionato di vertice, che quest'anno è stato quello di A2, ma puntiamo soprattutto a rendere sempre più visibile il nostro settore giovanile, che ha dato veramente grandissimi risultati nell'ultimo decennio. Anche quest'anno due squadre impegnate, l'Under 16 impegnata oggi in questo triangolare che potrebbe regalarci l'ennesima finale regionale, e l'Under 18 impegnata la settimana prossima anche lì in un interregionale che potrebbe regalarci il Final Four per il titolo regionale. Noi puntiamo sempre a fare un risultato d'eccellenza. I nostri tecnici lavorano tutto l'anno, le ragazze si sacrificano tantissimo e devo dire che mai come quest'anno le aspettative sono elevate, soprattutto su questo gruppetto di Under 16 che sta veramente dando grandi soddisfazioni, ancora imbattute le ragazze non solo di risultati ma anche di set. È una squadra che sta veramente strabiliando e sono ragazzine a 16 anni che quindi meritano tutta la nostra attenzione, e noi saremo qua a seguirle, a tifare per loro e soprattutto a sostenere questo loro particolare momento di raccogliere quello che hanno seminato durante l'anno. Dopo lo staff dirigenziale passiamo allo staff tecnico con il professore Di Tone. Il gruppo Under 16, Enzo, formato da gran parte delle nostre ragazze, ma che è impegnato a raccogliere anche elementi che vengono dalla provincia per tentare di coagulare tutte le forze per portare poi in porto la barca. Ma ormai da qualche anno che stiamo cercando come società leader in provincia di creare questa sinergia con le altre società. È un lavoro importante per far crescere le nostre ragazze e le ragazze della provincia. Ci stiamo riuscendo e difatti siamo arrivati in questo periodo con le finali Under 18 già acquisite, con la finale che faranno le nostre ragazze a Lipari. E domani si svolgeranno le finali interprovinciali Under 16 e l'Under 14 farà la semifinale. Quindi un settore giovanile sempre in crescita e che dimostra il valore del nostro vivaio. Ma sicuramente il valore del nostro vivaio, del buon apporto delle ragazze delle altre società che fanno parte del nostro project, e quindi questo ci fa ben sperare per il nostro futuro.